La condizione dei detenuti in Africa è una condizione particolarmente problematica. La cosa che colpiva era mancanza del letto, mancanza di cibo, la mancanza d'acqua per molte situazioni carcerarie e dunque la mancanza di salute da tanti punti di vista, senza la mancanza dei diritti fondamentali. Qui vedete invece qual è la sofferenza delle donne. È vero che le donne si adattano meglio alle condizioni difficilissime di vita in carcere, ma hanno una sofferenza in più, ed è quella della lontananza dalla propria famiglia. Tutte le recluse in Mozambico lamentano la distanza soprattutto dai figli, la distanza dai legami personali. Questa è la sofferenza più grande in genere, sempre lamentata. Eppure, sin dall'inizio, sin dal 97, noi abbiamo trovato donne, come vedete in questa cella, donne che approfittano di qualsiasi occasione per potersi formare. L'idea del nostro intervento è ridare speranza, cioè ricostruire un futuro per persone che invece sono giudicate ormai condannate per sempre. Perché abbiamo scoperto che la più grande sofferenza di chi è in carcere non è tanto la privazione di libertà, ma la privazione di futuro. Mukumad Mutesi, che viene dal Ruanda: nel 94, durante la guerra, una parte della mia famiglia perdette la vita, gli altri si separarono, così che perdetti contatto con loro. Mi sposai molto presto, ebbi due figli, ma la vita in famiglia era molto difficile perché mio marito mi considerava una schiava, i parenti di mio marito non si preoccupavano di conoscere la mia famiglia, né cercarono di sapere se i miei erano ancora vivi. Non sono mai stata considerata da loro. Sono stata privata della mia libertà senza aver commesso un crimine. Non mi è mai passato per la mente di togliere la vita a qualcuno con le mie mani. Ancora oggi non capisco perché sono arrivata a stare qui. La mia speranza è rinata quando ho saputo che era una delle scelte per il corso di informatica offerto dalla Fondazione Rita Levi Montalcini. In questo tempo ho potuto imparare molte cose, ora mi aspetto di essere accettata quando tornerò in società. Il progetto della Fondazione Rita Levi Montalcini per l'alfabetizzazione informatica delle donne recluse in Mozambico ha significato una cosa semplice: permettere a queste donne di tornare a guardare verso il futuro.